appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. La Lazio sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo. Sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Occhio! Palacio! E colpisce il palo! Un signor gol! Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Luis Felipe. Cerca la profondità. Da lì può segnare. Contrasto rischioso. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Si libera la grande, ottimo dribbling, allontana il pericolo. Milinkovic-Savic. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce. Attenzione al tiro! Libera tempestivamente. Tenta da lontano. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Sì, valeva la pena provarci. Anche se segnare da lì non è semplice. Lungo passaggio in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Palacio. E c'è un occhio al tiro. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Sembrano avere il totale controllo della gara. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Bel pallone. Si riparte dalle braccia del portiere. La Lazio deve ringraziare l'allenatore per il risultato ottenuto nel turno precedente. La strategia scelta dal mister è stata sicuramente una delle chiavi della vittoria. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato grande flessibilità e intelligenza, cambiando la strategia al momento giusto e mettendo in campo una squadra diversa che è stata capace di fare la differenza. Palacio. Francesco Acerbi. Lazzari. Luis Felipe. Pallone lungo in verticale. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Apertura di gioco sul fronte opposto. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone.
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Immobile. Ha la possibilità di andare verso la porta. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Sulla fascia. È libero. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Non una situazione facile per lui. Ha dovuto commettere fallo. Cerca la fondo, palla al piede. Ha spazio sulla fascia. Traversone verso il centro. Palla respinta, ma c'è ancora pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Corse, occhio al tiro. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Il portiere la calcia lontano. Lucas. Luis Felipe. Fares. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Niente da fare, non passa. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Fa sportellate con il suo marcatore. Primo tempo che si conclude dunque qui. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Iniziano i secondi 45 minuti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Difesa ancora decisiva. Scatta verso il pallone. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. C'è il cross. È attento e allontana senza problemi. Codella in avanti. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Riesce ad intercettare. Trova il compagno in buona posizione. E no, niente, è finito in fuorigioco. Estremo difensore la calcia lunga. Opta per il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Milinkovic-Savic. Cerca l'uomo là davanti. Passaggio sulla destra. Prova il filtrante. La partita è caratterizzata da una differenza di due reti. Vediamo se cambia qualcosa. Palacio. Colpisce il pallone. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari.
dopo le modifiche alla formazione già annunciate peraltro al quarto uomo. Lungo passaggio in avanti. Giorza. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Intervento energico. Soltanto rimessa laterale qui. Qui cercherà il tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Allarga il gioco. Lazzari. Allarga il gioco a destra. Cerca il numero. Crossa il pallone a centro area. Spazza via. Ci prova. Gioca una palla lunga. Palla tra le linee. Riceve un pallone interessante. Cross in mezzo. Gran colpo di testa. Occasione fallita. È stato sfortunato qui. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. E riesce a spazzarla via. Decidono di giocarla all'indietro. Lucas. Ottimo il fraseggio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a verticalizzare. Lancia il compagno in profondità. Occasione. Va al tiro. Grande parata di Stracoscia. E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La Lazio al calcio di punizione. Tentativo di allungare il gioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Immobile. Splendida reazione del portiere. Florenzi. Milinkovic-Savic. Lucas. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Conclusione. Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Alla peggio nello scontro di forza. C'è un tackle duro. Può metterla in mezzo. Occasione da rete. Conclusione sul fondo. C'è la palla lunga in avanti.
qualche istante e sarà tutto finito. Ottimo non c'è più tempo, finisce qui. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Fallo, calcio di punizione. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sta di... Ma incredibile! Dall'incredibile! Questo è un gol stupendo! Stupendo! E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Gioca con un pallone lungo. Sensi, Perisic cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'Inter ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Trova il compagno in buona posizione. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Attenzione, la taglia dalla porta! Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Buona deviazione del portiere.
La prende piena. Passaggio in avanti. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Salta e colpisce di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Barella. Hakimi. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Oh, calcio di punizione per l'Inter. Va di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Palla filtrata per Lukaku. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si avvicina alla porta. Va in scivolata. Lukaku. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la calcia lontano. Prova a giocarla in profondità. Palla riconquistata immediatamente. Vede la porta. Chance per tirare. È un doppio vantaggio per lui. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza... Calcio di punizione per l'Inter. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Tocco preciso. Pallone comodo per il portiere. Perisic. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scatta verso il pallone. Ci prova. È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Calcio di punizione per l'Inter. Hanno già riconquistato palla. Barella. Brozovic. Provano a ripartire da dietro.
De Vrij, Perisic, Brozovic, Lukaku sulla destra. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Tenta la compagnia, è un grande riflesso qui, perfetta la parata. Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 il risultato di questo primo tempo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Tentativo di allungare il gioco. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Vrij prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, palla a Lukaku e trova il compagno, contrasto irregolare, dunque calcio di punizione, e l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il splendida reazione del portiere, una parata fantastica, ha intuito perfettamente la traiettoria della palla, gran bella parata, può segnare, prova il tiro, il pallone è dentro, l'Inter ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita grazie soprattutto all'intelligenza tattica del proprio allenatore, ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso. Bastoni recupera un pallone importante, scatta verso il pallone, Perisic c'è il colpo di testa, completamente fuori misura, era proprio lì davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. La difesa è invalicabile oggi. Scodella in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. C'è fallo. Si appoggia al portiere. La partita è caratterizzata da una differenza di due reti, vediamo se cambia qualcosa. Fallo, nessun dubbio. L'Inter ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Elegante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. E da lì potrebbe anche trovare la porta. E questa può essere un'occasione fondamentale per... Ci prova! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare Iniesta. Barella, lungo passaggio in avanti.
Palacio. Pericolo sventato almeno per ora. Soltanto rimessa laterale qui. Spazza via senza fronzoli. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il... Palacio! E c'è il gol! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ha letto benissimo la situazione. Depositato il pallone in rete. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol! E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Lukaku! Va in rete! E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Non mollano, hanno trovato un gol importante. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ottima discesa sulla destra. Intervento rischioso. Da lì può crossare. Ottimo disimpegno, fondamentale. Può crossare. C'è la palla lunga, in avanti. Lautaro Martinez. Riceve in ottima posizione. La mette sulla sinistra. C'è Lorenzo Insigne. Insigne. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La gioca all'indietro. Cerca l'uomo là davanti. La appoggia sulla fascia. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Pallone lungo in verticale. E non va troppo per il sottile. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. La gioca in profondità. Cerca il compagno in atto. Para con grande sicurezza. Lautaro Martinez. Palla dentro, c'è il gol. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Qualche istante e sarà tutto finito. Joaquin raccoglie un passaggio dalle retrovie. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Prova con la palla filtrante. Recuperano il possesso del pallone. Nainggolan. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Nainggolan. C'è la palla lunga, in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Palla filtrante per Palacio. Allontana la minaccia. Tegel senza compromessi. Lautaro Martinez. Joaquin. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questa squadra dei giocatori...
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Il Napoli ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia. Decide di sfruttare la fascia. Palla di nuovo verso il centro. Allontana il pericolo. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Zielinski. Palla a Koulibaly. Hai visto Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Gaia. Fabian Ruiz. Gaia. Scodella in avanti. Milik. Fabian Ruiz. E passa! Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca il passaggio filtrante e trova bene il compagno. Posizione regolare! Riceve, prova il tiro! Conclusione sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Lungo passaggio in avanti. Prova la soluzione in fascia. Occasione per il contropiede. Si libera la grande. Cerca il cross. Questo errore potrebbe essergli fatale. Cross respinto. Se ne va. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Milik. Zielinski. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Tentativo di allungare il gioco. Pericolo sventato almeno per ora. Allontana.
palla di nuovo sotto il loro controllo. Attenzione, grande chance. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Occhio al tiro! Salvati dalla traversa! Mini. La mette in avanti. Bella palla, ci prova! E segna! E arriva così il gol del vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Si sono assicurati la prima rete, ma ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Deve buttare dentro un cross. E viene ammonito per simulazione. Il giudice di gara era in posizione ottimale e non ha avuto nessun dubbio. Ha preso sicuramente la decisione giusta. Il portiere la spedisce su. Fabian Ruiz si rivincola e conquista la palla. Passa, da lì può segnare. Prova la giocata di fino. Manolas di forza. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Koulibaly riceve palla. Il risultato è 1-0 e forse poteva essere anche più ampio, perché la squadra in svantaggio ha raramente visto la porta avversaria. Il ritmo di gioco è forse un po' calato, vogliono tornare negli spogliatoi con il gol di vantaggio, senza prendere rischi inutili. Si libera la grande. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Si stanno tenendo il possesso, ma non riescono a creare veramente nulla. Milik, c'è la palla lunga in avanti sulla fascia, è libero, c'è il cross. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. Ecco che va il tiro! Gol! Non sbaglia! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. 2 gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che 2 gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Ander Herrera. Fabian Ruiz. Gaia. Manolas.
Tocco morbido. Si fa... C'è il tiro! Tiro davvero da dimenticare. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Gaia. Palla a Koulibaly. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La gioca in profondità. Occhio che prova. Tiro del tutto fuori bersaglio. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuori. Occhio al tiro. Spazza via senza prendere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. Spazza il più lontano possibile. C'è un'opportunità. Cerca il tiro. Libera tempestivamente. Che sfista! Ecco il tiro! E arriva il gol! Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Si riparte dal 3-0. Milik. Milik. E il portiere si oppone in maniera eccezionale. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Zielinski. Gaia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Hanno già riconquistato palla. La allontana con forza. Matic. Ander Herrera riesce a rubargli il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E passa. La butta in mezzo. Brutto, brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Zielinski. Soltanto rimessa laterale qui. Gaia. Non riesce a mantenere il possesso. Cross di Gaia. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Fabian Ruiz. Ander Herrera. Prova la giocata in via. Occhio al tiro! Ce l'hanno fatta! È un gol importante. Sono ancora vivi. Sono ancora vivi.
Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Non mollano, hanno trovato un gol importante e confermano ancora una volta di perdere lucidità nelle ultime fasi della partita. Secondo le statistiche, questa squadra incassa la maggior parte dei gol. Azione fallosa, nessun dubbio. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Cerca il numero. La palla viene rigiocata verso l'interno. La partita sta per finire, la quarta vittoria di fila ormai vicina. La squadra è in gran forma, non c'è che dire. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Cross allontanato, niente di fatto. Scodella in avanti. Di Lorenzo. Manolas. Koulibaly riceve palla. Di Lorenzo. Gioca con un pallone lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Di Lorenzo cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Ander Herrera. Vediamo se può capitalizzare. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Spazza via senza fronzoli. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo.